Presidente Puggi, Isaac incontra le scuole, incontra gli studenti per una gara, una sfida. Insomma, i ragazzi dell'Isaac si mettono in gioco sul palco con questo Isaac Factor, ormai va di moda. Sì, non solo i ragazzi dell'ISAC, ma ci saranno anche tutti i ragazzi dell'altra associazione, dell'ANFAS d'Imperia di Sanremo. Ma quello che conta e quello che a noi è sembrato giusto fare è stato quello di mettere sullo stesso palco i ragazzi più fragili con i ragazzi, tra virgolette, normodotati. Perché vedrete su un palco come questo, e grazie alla collaborazione del pubblico, vedrete le differenze non si notano. Tutto questo è stato creato per ricordare la settimana della disabilità e perché appunto passi il concetto che se si sta uniti queste differenze si annullano. Insomma, non la paura di fare brutta figura, la paura di presentarsi al pubblico, ma anzi la vera e propria sfida, il mettersi in gioco, anche perché i ragazzi dell'ISAC al palcoscenico sono abituati. Sì, per fortuna i nostri ragazzi ormai, grazie alla collaborazione del maestro Stragis e alla Global Art Studio, sono abituati da tante e tante manifestazioni fatte. Però ci sono sempre nuove generazioni che provano per la prima volta e quindi la tensione cresce anche in loro. Ma vedrete, sarà veramente un bello spettacolo perché dovranno prima subire il giudizio dei cosiddetti giudici e gli diranno: ah, per me vale, no, per me non vale, proprio come se fosse il tale show ormai conosciuto. E poi ci sarà il giudizio del pubblico e con i loro applausi o le loro grida di incitamento potranno incoraggiarli ancora di più. Io mi auguro che sia una grande e bella cosa e la risposta del pubblico, come vedete, delle scolareste è stata accettata perché la sala è veramente strapiena. Sono Roberto Predonzani, allora un appuntamento particolare di musica, di divertimento, ma alla fine anche questa è terapia. Anche questa è terapia che si viene a cadere nella giornata, in prossimità della giornata della salute, della giornata della disabilità, ed è un evento importante, soprattutto perché ad organizzarlo è stata l'ISAC, che è una delle strutture di riferimento presso la nostra ASL, con la quale Regione Liguria e l'ASL collaborano ormai da diversi anni. Ecco, c'è anche da dire che c'è un passo in più, il coinvolgimento di tanti ragazzi cosiddetti normodotati, cioè non portatori di disabilità, un'integrazione reale, si potrebbe dire, addirittura che parte dai giovani. È un'integrazione fondamentale, fondamentale perché questo deve portare a un aumento della consapevolezza delle diversità, a una migliore accoglienza anche all'interno degli istituti scolastici e permettere quindi una cultura diffusa di ciò che vuol dire vivere, lavorare, collaborare, aiutare anche il prossimo.